È fondamentale onorare la liberazione dal nazifascismo e il contributo fondamentale che ad essa ha dato il movimento della Resistenza, che ha scelto di riscattare l'onore dell'Italia dall'abisso in cui l'aveva portato il fascismo, nell'alleanza col nazismo, nella complicità nei suoi crimini, nelle partecipazioni italiane alla guerra. Le leggi razziali, la Shoah e tutto l'orrore che questo ha portato. L'Italia è stata liberata dagli anglo-americani, ma a questa liberazione hanno contribuito i partigiani in modo fondamentale, che è stato un contributo sia militare sia politico, perché appunto si è scelto di non lasciarsi liberare solo dagli altri, ma di partecipare, di rischiare la vita, proprio perché bisognava che l'Italia recuperasse il suo onore e anche quindi la sua possibilità di decidere il suo futuro. Quindi c'è un legame molto forte tra la resistenza, la liberazione e la Costituzione della Repubblica, perché senza il contributo della resistenza sarebbe stato molto più difficile il cammino che ha portato l'Italia a rinnovarsi profondamente e quindi a scegliere la democrazia e a darsi una delle Costituzioni più avanzate del mondo.